Ciao a tutti amici di extremehardware.com e benvenuti ad un nuovo unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione la Cooler Master CK350 o CK350 che dir si voglia, sorella minore della CK550 che abbiamo già recensito qualche mese fa sul nostro sito. È sempre una tastiera di tipo meccanico con retroilluminazione RGB 16.8 milioni di colori, totalmente personalizzabile e in questo caso, a differenza della CK550, scusate, non avremo bisogno di alcun software di gestione per la personalizzazione della retroilluminazione e eventualmente della personalizzazione dei vari profili e dei singoli tasti. Partendo dalla confezione, classica confezione di cartone di medie dimensioni, colorazione nera e viola in pieno stile Cooler Master, diciamo gaming. Troviamo l'immagine stativa del prodotto nella parte frontale, il modello, il logo che ci ricorda la retroilluminazione RGB. Un adesivo che ricorda in questo caso l'adozione di switch meccanici Outemo blu, in quanto la CK350 adotta degli Outemo a differenza della CK550 che adotta dei Gateron. Come diciamo, il nostro modello ricevuto è con i blu. Qui troviamo un'apertura, ovviamente abbiamo già preventivamente estratto la tastiera con il relativo bundle, che nel caso la trovassimo in qualche shop fisico abbiamo la possibilità di cliccare le freccette direzionali, quindi per chi non ha mai utilizzato una tastiera meccanica, provare un po' il feedback di una tastiera meccanica. Nel retro della confezione troviamo ulteriore immagine stativa del prodotto con le caratteristiche principali e le specifiche tecniche del prodotto. All'interno della confezione troveremo semplicemente un manuale di istruzioni di poche pagine in varie lingue, un estrattore per i caps, eventualmente volessimo pulire più a fondo la tastiera, eventualmente volessimo cambiare i caps con caps personalizzati, che sono caps in hubs classici con diciamo taglio CRMX. Ed infine troviamo la tastiera stessa che è la Cooler Master CK 350. Come possiamo notare, il design è molto classico ed elegante, grazie a una colorazione total black per quanto riguarda i caps, su sfondo, passateci il termine, del grigio scuro del plate in alluminio che va a caratterizzare questo modello di tastiera meccanica. Il layout di digitazione è italiano, possiamo accorgercene dal classico tasto invio con L rovesciata. Dando uno sguardo più da vicino, possiamo notare i tasti profilo che sono 4 che vanno dal tasto F1 ad F4, saranno attivabili in combinazione al tasto Fn caratterizzato dal logo della Cooler Master. A seguire troviamo i tasti multimediali, i tasti per la posta elettronica, la home del browser, la calcolatrice e così via. A seguire troviamo i tasti per attivare, cioè per avviare e chiudere la personalizzazione, eventualmente volessimo in qualche profilo, la velocità della retroilluminazione, l'intensità della retroilluminazione sulle freccette direzionali e le freccette di sinistra e destra ci permetteranno di passare tra sette modalità, intensità, scusate, di colore, quindi avere una maggiore personalizzazione del colore per singolo tasto. Possiamo osservare meglio la finitura in alluminio superiore della CK350, colorazione grigio scuro. Nel retro della tastiera troviamo un design leggermente aggiornato per quanto riguarda queste due parti laterali, la parte anche centrale troviamo questo nuovo adesivo. Troviamo una canalina che ci permetterà di organizzare meglio il cavo sia verso la parte centrale, sia nel lato destro e in quello di sinistra. Classici piedini in plastica con inserto in gomma per rialzare un minimo la tastiera e agevolare la digitazione e il comfort stesso. Possiamo osservare anche i switch meccanici con una struttura esposta. Passiamo al cavo, un cavo classico rivestito in guaina, connettore USB non placcato oro con un inserto interno a viola. Ed infine vi mostriamo i switch meccanici che in questo caso sono degli Outemo blu, a differenza del modello CK550 che adotta dei Gateron. Switch meccanici comunque abbastanza performanti.
e sicuramente ideali per coloro che adorano dei switch meccanici di tipo tattile con il classico click. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardo.com. Con questo è tutto, un saluto allo staff.